Salve a tutti, oggi siamo qua a giocare a Saboteur. Saboteur. E siamo con Piddu, Cos, Pippus, Massi che si nasconde. Oggi abbiamo anche come special guest lo come ti avevo chiamato? Scotto. Avete già visto nel gameplay di Zombicide e forse in qualche altro gameplay. Quindi oggi è compare perché per giocare a Saboteur è più divertente giocarci in tanti. Quindi siamo in 6 e essendo in 6 abbiamo già distribuito, in realtà abbiamo preso 7 carte nano e ne abbiamo distribuita una a ciascuno. Al massimo potranno esserci 2 sabotatori, ma non è detto perché una non è stata distribuita. E abbiamo già predisposto il campo, come vedete, questo a distanza 8, lo ricordo, 8 carte come ottava carta. E abbiamo dato 5 carte a ciascuno, perché quando giochiamo in 6, da 6 a 8 mi sembra, 5 carte ciascuno. Adesso partiamo, ognuno ha il suo ruolo nascosto, io vi farò vedere solo il mio. Ci sono sabotatori e cercatori d'oro, quindi adesso partiamo, parte il giocatore più giovane. Quindi il bambino è anche più basso perché è su una poltrona. E inizierà, non sappiamo che ruolo ha. Posso mettere una cosa o giocare una carta? Attenzione, lui come prima cosa parte subito usando la mappa del tesoro. La mappa del tesoro gli permette di guardare segretamente una delle 3 carte d'arrivo. E poi si mette nella fila degli scarti. L'ha messa, l'ha vista. E adesso quindi deve pescare perché è finito il suo turno. E poi tocca a Cos. Mette questa carta percorso in questo modo che va verso il basso. Potrebbe far comodo come no. Non sappiamo dov'è la carta. Ma queste sono un paio d'oro. Di mutande. Queste sono un paio di... No, io penso sia un fazzoletto. Cos pesca e tocca al Piddu. Come vedete sono molto veloci i turni. Il Piddu usa la mappa anche lui e quindi guarda una carta. Guarda una carta segretamente e la rimette a posto. Quindi pesca una carta e si passa allo Scotto. Ah, ha messo una carta percorso qua. Mi raccomando la pronuncia carta, non carta. Quindi pesca e tocca a Massi. Massi ha utilizzato anche lui una carta mappa. Ma e tutti utilizzano carte mappa. La mappa io ma no. Tutti ce l'hanno la mappa. E adesso che tocca a me, utilizzo la mappa. Per guardare che cosa c'è. Ho preso un bel gioco, bilancia. Mi pare 6. Visto. E adesso io pesco. E si rinizia con un altro giro. Ora, ovviamente, sono tutti turni piuttosto veloci, ma avete visto, quindi guardiamo molto velocemente. Pippus utilizza sullo Scotto questa carta, la lanterna rotta. Perciò lui come carta azione non può più giocare carte percorso finché questa non gli viene tolta. Cos posiziona la carta percorso qua. Questa è molto comoda perché ci dà molte possibilità. Tocca al Piddu. Il Piddu apre un'altra possibilità laggiù, lassù in alto. E adesso tocca allo Scotto. Che dà, si vendica su Pippus dando anche a lui una carta, peraltro la stessa carta, lanterna rotta. Tocca a Massi. Tocca a me. Massi ha giocato sullo Scotto questa carta del carrello rotto, quindi lui ne ha 2, le deve togliere tutte e due. Lui ha fatto un'azione decente. Le deve togliere tutte e due per poter giocare ancora carte. Ora non sappiamo o Massi e Pippus sono i sabotatori e stanno a vogliono sabotare perché lo Scotto. Sono un bravo cercatore d'oro. Oppure tutti hanno capito che lo Scotto è il sabotatore, non si sa come perché non ha fatto assolutamente niente. Anzi, ha messo non ha fatto niente. Allora, tocca a me, utilizzo questa carta così. Pippus quindi non può giocare carte percorso, perciò ha deciso di passare in pratica, quindi scarta una carta tenendola coperta ovviamente e ne pesca un'altra. Vai, tocca a Cos. Non ha senso questo accanimento. Cos ha giocato anche la carta piccone rotto sempre sullo Scotto, non sappiamo bene perché, magari lo è davvero il sabotatore, però non senza la minima logica. E adesso lui ne ha una di ogni tipo, non ne può più ricevere finché ovviamente quindi tocca al Piddu che attenzione da ma io l'ho fatto per incustodimento di da a Cos una carta piccone rotto, quindi tutti hanno la carta piccone rotto, il 50% delle persone. Allora Scotto quindi utilizza questa riparazione per rimuoversi di carrello rotto. Tocca a Massi. Massi ha messo una carta percorso qua, utilizzo una carta percorso qua, non ho altre possibilità. Pippus non è riuscito a guarirsi, quindi deve scartare. Quindi anche Cos non può giocare carte percorso a meno che non la succhiare. Ha utilizzato questa carta azione per ripararsi il piccone. Mi raccomando, questa carta azione può ripararne solo uno dei due, è un jolly in pratica. E quindi si scartano entrambe. Si continua e tocca al Piddu. Il Piddu scarta, quindi passa scartando una carta.
Anche lo scotto ovviamente non può giocare perché ha due blocchi e quindi su una carta. Ma si è passato. Fido io, confido in te. Ma te l'hai vista? Io confido in te. Non si fa capire. Adesso Pippus ha passato. Cosa può giocare adesso? Perché prima si è tolto la carta distrutta, la carta rotta. E gioca questa carta percorso qua. In questo modo questa in realtà apre, una, apre un percorso in questa direzione. Ho capito che qua mette la possibilità di curvare, che può sempre far comodo. Levo il piccone. Attenzione, lo scotto è rimasto con un solo malus. Che la lanterna. La lanterna. Non dubiterei dello scotto se non fosse il fatto che tutti gli stanno andando contro. Non ho capito. Ma perché, quindi, quindi anch'io adesso gli do. Massi utilizza questa carta per corso. Riempitelo. Non c'ho altre carte. Riempitelo. Io do carte a carrello rotto. Adesso tocca a Cos. Che da Massi la carta lanterna rotta, quindi ne ha due. Lo scotto utilizza la frana. La frana permette di togliere una qualsiasi carta percorso, quindi ha tolto quella che era qua che ci dava noia. Tocca a Massi, che per ora non può giocare niente a meno che non riesca a togliere. Prima scarta una carta, quindi tocca a me. Liberiamo lo scotto. Proviamo a fidarci. Non lo sappiamo. Solo io e il Pito siamo sicuri di essere cercatori d'oro. Tocca a Pippus. Pippus ha utilizzato un'altra carta piccone rotto contro lo scotto, che non può di nuovo fare niente. Tocca a Cos. Sono finite le carte del mazzo di gioco. Perciò adesso, quando finiranno le carte in mano che abbiamo, finisce proprio il round. E non siamo messi molto bene come cercatori d'oro, perché non, se non si fosse avviso solo essere cercatore d'oro, forse non si era visto. Cos posiziona questa qua. Il Pidu posiziona quella. Attenzione, ci avviciniamo, ancora manca. Tocca a Massi, che non può giocare perché ha due carte che glielo impediscono, quindi scarta. Ovviamente ora che non ci sono carte scarta senza pescare. Non ho niente, quindi gioco questa così. Di meglio non posso fare. Pippus con le sue ultime forze utilizza un'altra carta per inibire lo scotto, e non ha fatto niente dall'inizio della partita. Quindi adesso tocca a Cos. Potrebbe esserci anche un solo sabotatore, quindi non è detto che insomma, tutto sia così negativo come lo stiamo vedendo. Tocca a Massi. Vai. Ma se scarta, allora se mi girate io riesco ad andare avanti di uno e là. Ma prova a liberare Pippus. Ma che cazzo mai? Io Pippus non mi fido neanche un pochino. Ha liberato lo scotto. È uno perché nessuno ci ha giocato carte di quelle che chiudono il percorso, quindi qualcuno ce l'ha tutte in mano. Va bene, io proverò, giusto, non mi fido mai, però proverò a liberare Pippus, che tanto è la fine. Attenzione, attenzione, potrebbe essere, ma magari ce lo fa per farci illudere fino alla fine. Certo, Tocca a Cos. Lo scotto è massimo. E attenzione, arriva fino in fondo, si gira e noi sappiamo già che cos'è la pepita d'oro. Quindi i sabotatori erano Massi, l'avevamo intuito dalla sua mossa, e Cos, in realtà non eravamo molto certi su Cos, ma su Massi abbastanza. Pippus e lo scotto si sono dati contro fin dall'inizio senza nessun motivo. Comunque siamo arrivati alla pepita d'oro. Cosa vuol dire? Che peschiamo un numero di carte pepita. Quanti sono il numero dei giocatori? Siamo in 6, quindi peschiamo 6 carte. In particolare le pesca il Pido, perché lui ad aver messo l'ultima carta. Pesca 6 carte, ne scegli una e poi la dai al cercatore d'oro in senso orario. Il Pito in pratica ha preso tutte le carte, ne ha scelta una, l'ha data allo scotto, ne ha scelta una, l'ha data a me, l'ha scelta una, l'ha data a Pippus, ne ha scelta una, l'ha ridata al Pito. Quindi il Pito e lo scotto prendono due carte d'oro, perché in totale siamo in 6 giocatori e ci sono due sabotatori. Quindi loro ne prendono due e noi e io e Pippus ne prende una. Il numero di pepite dice quanti punti siamo. Ora non è che siano ottime questi come numero, magari loro sono messi meglio. Cosa succede? Rimescoliamo le tre carte di fine percorso, rimescoliamo tutte le carte che ci sono e ridiamo anche le carte nano. Rifacciamo altri due round che vi faremo vedere veramente alla velocità della luce. E tanto le regole appunto sono queste, vi facciamo vedere giusto qualche momento più saliente. E alla fine conteremo quante pepite d'oro a ciascuno e chi ne ha di più vincerà la partita. Questo è il mio ruolo e adesso questa è la situazione, stiamo procedendo molto velocemente. Io ho già guardato che cosa c'è qua sotto, ora però non ve lo posso far rivedere. Posso far rivedere cosa c'è qua sotto? Esatto. Ok. E questo nella carta centrale. E niente, adesso quindi si procede con il giro, facciamo vedere come continua. Questa è la situazione, manca solo una carta da arrivare.
prima di essere un bischero tolgo questa. Chissà chi sono adesso. Attenzione, Pippus aveva preciso quella carta, purtroppo è stata una bella sfortuna. Allora ero sabotatore da solo, quindi purtroppo ho fatto il possibile, ma sono andati molto veloce fino alla pepita. Quindi niente, prendono tutti i pepite, pesca in particolare Cos che è arrivato in fondo con l'ultima carta, ne pesca 6 e l'unico che ne pescherà 2 sarà lui, perché adesso ne scegli una, la passi al Piddu, ne sceglie una e poi te ne arriverà un'altra. Ricordiamo, possono esserci da una a 3 pepite solo. Bene, iniziamo il terzo ed ultimo round, poi passiamo alla fine del conteggio. Siamo pronti per l'ultimo round, questo è il mio ruolo, e adesso partiamo subito. Così procede la partita e dobbiamo... Tutti dicono che è buona questa. Tutti hanno guardato questa e dicono che è buona. Non sappiamo in realtà se è vero oppure no, ma tutti li vedo convinti. È un sabotatore il Piddu e quindi ci rovina tutti. Mentre libera con una prana quello. Massi passa, tocca a me. Vai, vado diritto. E si arriva diritti, quella centrale. Siamo arrivati alla pepita d'oro. Adesso guardiamo quali erano i ruoli. Il Piddu si è capito, era un sabotatore, gli altri. Scusa, no, scherzo. E quindi niente, l'altro sabotatore, la stessa cosa che è successa prima, un solo sabotatore, una bella sfortuna per i sabotatori. Adesso l'ultimo a giocare la carta è stato Pippus, sì. Quindi Pippus prende 6 carte e ne distribuisce, lui se ne prenderà 2 in totale. E poi passiamo al conteggio delle pepite, io non parto messo molto bene. Io vado con un bel 2 pepite, mi sa che ho vinto. Adesso Pippus, 1. È buono comunque, 5 pepite. Poi Cos 2 2, attenzione, 4 5, quindi 5 pepite, 5 pepite, 4 pepite, 2 1, quindi 3 4 e 5, 5 pepite. Massi 2 pepite, quindi io e Massi siamo arrivati ultimi. Poi c'è il Piddu e poi hanno vinto a pari merito Pippus, Cos e lo Scotto. Quindi 3 pari, 3 pepite. Vediamoci la morra cinese, l'ultimo posto. Ok, l'ultimo posto a morra cinese. Buttiamocela in culo. Buttiamocela in culo. Ho vinto. Massi, ultimo posto, deciso. Va bene, questo era Saboteur, speriamo vi sia piaciuto il video. Mettete mi piace, condividete, anche un mi piace per Pippus. E adesso noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, salutate.